Questo è un punto che non ha multipli. Lo andremo a lavorare su un giro base di punto tunisi completo, quindi andremo a caricare prima i punti e poi li scaricheremo e poi partiremo con la lavorazione del punto stesso. Io ho già montato un tot di catenelle e vado a caricare i miei punti come siamo abituati a fare. Per il tutorial del punto base tunisi lo trovate sul canale nella playlist dedicata alla tecnica. Quindi dicevamo, iniziamo la nostra lavorazione su un giro di punto base tunisi. Io continuo a caricare i miei punti e poi andiamo ad effettuare il giro di ritorno. Andiamo a scaricare i punti. Come facciamo per il punto base e dal secondo giro partiremo con la lavorazione del punto vero e proprio. È un punto molto semplice, adatto a tutte le lavorazioni e vedrete che l'effetto è identico a quello della maglia rasata lavorata ai ferri. Abbiamo terminato il nostro giro di base completo e partiamo con la lavorazione del punto vero e proprio. Il punto di margine non lo lavoriamo se non per gli aumenti. Vedete che il punto base tunisi si è allargato un pochino la lavorazione, è composto da una solina anteriore ed una asolina posteriore. Noi entreremo esattamente al centro delle due asoline passando per il buchetto che si è venuto a formare e uscendo sul retro del lavoro per andare a caricare il nostro punto. Ve lo faccio vedere praticamente. Quindi il punto di margine non lo lavoriamo. Io allargo leggermente la lavorazione per farvi vedere come effettuare il carico dei punti. Entro tra le due asoline che compongono il punto tunisi, passando dal dietro attraverso il buchetto che c'è subito dopo il punto e vado ad estrarre attraverso le due asoline del punto. Vedete come si allarga? Ve lo faccio rivedere. Entro nei due punti, esco sul dietro e carico la mia asolina. Entro attraverso il punto, esco sul dietro e carico la solina e faccio questo per tutti i punti che devo lavorare. Ve lo faccio rivedere di nuovo. Entro attraverso il punto, passo dal buchino che esco sul retro ed estraggo la solina. Solo il primo giro ha bisogno di un poco di attenzione in più. Vedrete che dal secondo in poi è più facile perché con il giro di ritorno si viene a definire bene il punto in cui andrete ad entrare con l'uncinetto per estrarre i punti del giro successivo. Il punto di margine lo lavoriamo sempre allo stesso modo e come siamo abituati a fare, entrando semplicemente nelle due asoline che lo compongono per avere una buona definizione del bordo. Entro nel punto e vado ad estrarre. Entro nel punto ed estraggo. Ecco perché vi dicevo che solo per il primo giro ci vuole un pochino più di attenzione. Ho caricato l'ultimo punto e vado a prendere l'ultimo punto da quello di margine. Ecco qui. Lo scarico lo facciamo come siamo abituati, il primo singolarmente, il secondo due alla volta. Questo scarico viene fatto per le lavorazioni più semplici. Poi vedrete che mano a mano imparerete a lavorare altri punti, però
ci sono anche i giri di ritorno effettuati diversamente all'inizio. Abbiamo terminato il primo giro della lavorazione del punto. Vi ricordo che la base è un giro di punto tunisi e ripartiamo con la lavorazione ripetendo semplicemente il giro che abbiamo appena concluso. Il punto di margine, abbiamo le due asoline che compongono il punto successivo, entriamo attraverso le due asoline, usciamo sul retro del lavoro attraverso il buchino che abbiamo subito dopo ed estraiamo il punto. Entro nel punto, esco dal buchino sul retro e carico la solina. Non è una lavorazione molto difficile, basta fare un poco di pratica come in tutte le cose e prendere confidenza con la lavorazione del punto stesso. Io faccio ancora qualche giro per farvi vedere l'effetto e il risultato finale. Ho lavorato ancora qualche giro e così come si presenta la nostra lavorazione, vedete? Questo è il fronte, e questo è il retro. In rete ci sono più di un metodo per la chiusura dei lavori, di cui uno con la maglia bassissima e un altro con la maglia bassa. Io li ho provati entrambi, ma su questo punto non mi piace l'effetto. In un altro tutorial poi vi farò vedere come ho adattato la chiusura a questo tipo di lavorazione. Intanto io vi saluto, mi auguro che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video.